Benvenuti al 13° appuntamento di Trucking News, la video newsletter di trasporto commerciale. In questo numero abbiamo intervistato Marco Princigalli, il nuovo direttore vendita autocarro di Yokohama e GT Radial. Ecco ora un assaggio dell'intervista. Siamo in compagnia di Marco Princigalli, responsabile vendite autocarro Yokohama e GT Radial. Dottor Princigalli, fresco di nomina, quali sono gli stimoli per andare avanti in questo momento particolarmente difficile? Beh, assolutamente è molto difficile, ma siamo determinati per riuscire a farlo. Quindi questa nuova nomina per me è molto sfidante e sono convinto che anche se fuori, diciamo, da questo ufficio, da questo luogo dove stiamo facendo questa intervista, è difficile, è dura, ma Yokohama e GT Radial sono due marchi forti e so che potranno solo che crescere. Nella seconda intervista tutte le novità di Visiran raccontate da Mauro Leandri, responsabile commerciale. Siamo in compagnia di Mauro Leandri, responsabile commerciale di Mobivision. Benvenuto Mauro. Grazie a voi per avermi invitato. Volevamo chiedere, a proposito di tracking satellitare, voi siete tra i leader, perché è nata Mobivision e quali sono le vostre mission? Beh, Mobivision nasce 6 anni fa come branch della nostra capogruppo Celion, che è una società di sviluppo software molto verticalizzato, per cui su specifiche commesse. I corsi per imparare a consumare meno e per conoscere meglio l'Euro 6. Siamo stati a Piacenza presso un truck store Mercedes per vedere come la Casa della Stella affronta questi importantissimi argomenti. Il via all'anteprima. Truck Store di Piacenza. Tuttavia non siamo qui per parlarvi di veicoli usati, sia pure di qualità e garantiti, ma siamo qui per parlarvi di Euro 6, la normativa che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2014 per tutti i veicoli al di sopra delle 3,5 tonnellate. È una normativa che offre sia opportunità, ma crea anche dei costi per l'autotrasportatore. Come sempre, vi ricordiamo che i link sottostanti servono per vedere integralmente le interviste. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione della Trucking News, la video newsletter di trasporto commerciale.